Allora signori, in questo momento io e il signor Lollo stiamo giocando un server privato con più di 30 ragazze all'interno del server. Lollo, sei carico? Sono carichissimo, ho una strategia che dopo ti sorprenderò. Allora io ti dico una cosa, Lollo, sto registrando questo video con le placche alla gola, con un po' di febbre. Quindi signori, se voi non lasciate like, se non vi iscrivete al canale e soprattutto se non inserite il codice contro le cose oggetti, io mi arrabbio veramente tantissimo. Comunque signor Lollo, ti dico che queste ragazze che ho selezionato sono delle streamer, ok? Sono delle ragazze abbastanza forti e secondo me ci spaccheranno il culetto. Quindi io probabilmente camperò da adesso fino alla fine della partita. Ma una domanda, oltre ad essere forti, ma sono anche carine? Allora Lollo, innanzitutto tu sei un porco, perché pensi sempre a quello. Comunque sì, spero di sì, magari un colletto carino lo riusciamo a vedere oggi, non lo so. E niente signor Lollo, ci vediamo dopo e che vinca il migliore. Ovviamente vincerò io. Ragazzi, so che alle ragazze piacciono le rose e le banane, quindi ho una rosa nel mio inventario, cioè nel mio zaino, e una banana in mano. Cosa può andare storto in questo video? Nulla, immagino. Ok, devo in qualche modo sopravvivere a queste ragazze, quindi su questa partita molto strana e molto ambigua spero di non morire. E soprattutto, se vedo una skin maschio, devo ricordarmi che è Conti. Quindi in realtà si può pushare Conti. Farebbe super ridere se lo killo, però no, mi uccide. Quindi no, cerchiamo assolutamente un pompa e andiamo ad affrontare queste ragazze. Io vi dico, raga, non so cosa aspettarmi da questa sfida, anche perché non so le ragazze quanto sono forti in questo momento. Quindi la mia tecnica, raga, sarà sempre la stessa, quella di lootare il più possibile qua nella mappa, prendere le armi migliori e poi, raga, camperare dall'inizio fino alla fine della partita. A me, raga, che cos'è che mi frega? Ah, mi si è rotta la tastiera. Ah, non mi va avanti. Cioè, ci voleva solo questo oggi. Comunque, signori, mi raccomando, massimo supporto per questo video. L'ho già detto, ma lasciate un bellissimo like, che sto video deve arrivare a 250 miliardi di like. Ho detto una bella stronzata. Però, signori, quello che dobbiamo fare è vincere contro di Lollo, perché non possiamo permetterci di far vincere Lollo in questa challenge. Dobbiamo sopravvivere più di lui. Ok, prendiamo questa mitraglietta, raga, che è super forte. Abbiamo trovato anche la roba di Avatar, raga. I nuovi poteri, proviamoli. Porca trota, ragazzi, sono forti. Porca trota, ragazzi, sono forti. Lo allutiamo benissimo. E raga, io ve lo dico, queste ragazze, queste streamer che stanno all'interno del server privato sono veramente forti. Cioè, non gliel'ho detto a Lollo, ma sono forti, veramente molto forti. E quindi mi sto cagando un po' sotto, anche perché non vorrei morire da una ragazza. Cioè, nel senso, il loot non è il massimo, ma in realtà a noi va bene così, perché affrontare le ragazze, lo sappiamo, è facile. Spero, nel senso, spero che non siano troppo forti queste ragazze. Speriamo siano carine piuttosto. Userò anche i nuovi poteri di Avatar per provare a vincere il più possibile in modo migliore, perché guardate qua, questa roba è devastante. Allora, la cosa che mi preoccupa di più, signori, è che abbiamo startato il server, che eravamo in 30 persone, e in 2 minuti neanche si sono ammazzate più di 6 persone. Cioè, sì, sinceramente, oppure che queste ragazze, queste streamer, non lo so, siano troppo competitive, che vanno a pushare tutti i play. Secondo me, raga, moriremo palesemente, ma non è un problema. L'importante è sopravvivere il più possibile all'interno di questo server privato e per il resto stiamo a posto. Non c'è traccia di nemici e questo a me rassicura abbastanza. Sono già morti parecchi, a me va solo che bene. Anche se, diciamo la verità, vorrei fare qualche kill, non tanto per fare la kill in sé, ma per conquistare la ragazza che uccido, che non è il massimo della frase. Oddio, se uno non guarda il video e sente uno che dice questa frase, ma dice: questo è un killer, è matto, come ammazza le ragazze? Su Fortnite intendo, ok? Ok, allora signori, in questa zona ho lootato praticamente tutto e le uniche armi che ho trovato sono queste. Che devo essere sincero, mi aspettavo di meglio. Ok, non è un problema. Scendiamo qui sotto, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di migliore. Se no, raga, mi metto a camperare sotto sta roccia, che me frega. Prendiamoci assolutamente un veicolo. Ecco qua la nostra Lambo, che diventerà per qualche motivo una macchina di Rocket League. Andiamo, vamonos. Andiamo a cercare qualche donzella da far fuori. Andiamo a vedere un attimo nella zona di rotaie se c'è qualcuno. Sicuramente troverò gente in questo posto, quindi stiamo molto attenti. Prepariamo le armi e, raga, buona fortuna, non so che dirvi. Oddio, non vorrei gufarmela, ma mi sa che non c'è nessuno. Non è lootato. Cioè, nessuno è atterrato a rotaie. Oh mio Dio. C'è una ragazza. Due ragazze. Ok. La killo, la killo. No. No, è scappata. Signor Lollo, come sta andando la sfida? Sto cercando di uccidere due ragazze. Ma come? No, Lollo, innanzitutto calmo, perché le ragazze non si toccano neanche con un fiore. Io te l'ho sempre insegnata sta cosa. Ma è perché da inizio video che sto dicendo uccidiamo le ragazze, però pare brutto. Cioè, se uno non sta a guardare il video, io mi immagino il genitore del bambino che sta a guardare il video che fa: ma come questo ammazza le ragazze? Anche è scemo. Io ti dico solo una cosa, Lollo. Ovviamente non metto in dubbio che magari qualche player sia anche intrufolato, perché sì, io ho chiamato delle ragazze per giocare, ma non lo so se magari è entrato qualche brutto maschiaccio che si è intrufolato in questo mini torneo. Non lo so. Oh, mi fai da no. Aiuto. Ho un'idea incredibile, Lollo. Se tu mi dici dove stai, io vengo da te e giochiamo insieme. No, Conti. Dove stai? Dove stai? Ho ucciso White Gamer Girl. Wish. Wash.
Che cazzo hai detto? Non lo so, l'ho killata, va bene così. Ma gli hai guardato il culetto? Senti, quello lo fai tu perché sei un porco. Io non l'ho fatto perché sono un gentiluomo. Comunque, signor Rollo, siamo rimasti in 19. E devo ammettere che queste ragazze mi sembrano abbastanza competitive. L'avevo già detto all'inizio del video. Ma si pushano in un secondo. Cioè, la partita sarà iniziata manco da 5 minuti, se non sbaglio. E sono già fatti tutti malissimo. Considera che a me questa mi ha lasciato da 8 di vita, eh. Stavo per morire. Davvero, super forte. Lollo, mi dici dove cazzo la stai, così vengo? Io sto a rotaio, Ah, stiamo a 800 metri di distanza. Comunque dai, prova ad arrivare. Ricordati, io sono Spider-Man, quindi se mi ammazzi io ti giuro che ti vengo a prendere sotto casa. Se tu per sbaglio mi ammazzi. Obiettivo: vincere la partita. Quindi dobbiamo essere io e te, noi due maschiacci, che battono 30 signorine. Sarà possibile? Non lo so, perché le signorine di oggi, nel 2024, a Fortnite ci spaccano l'uculu dello bucio dell'uculu. Ma Cotti, dove sei? Dove stai? Sto campicanditi. Come campicanditi? Sì, sto campicanditi. Sono super distante. Però il problema è che non sto trovando delle armi buone. Sto trovando solo delle armi da culo, sinceramente. Vieni al ponte. Arrivo, mi pushano. No, aspetta, mi pushano. No, ragazzi, c'è qualcuno con la moto che... C'è un player qua. C'è un player lì, raga. Niente, è scappato. Ma non ci credo. Dobbiamo assolutamente inseguire quella moto, raga. Devo essere sincero, sono abbastanza contento perché le ragazze se la stanno prendendo solo con Lollo. Infatti Lollo adesso sta in mezzo al fight. Io me ne sono andato qui a Campicani, dove non ci stava praticamente nessuno. Quindi la partita me la sto giocando bene. Poi vabbè, giocar bene, sto semplicemente camperando. Ma non è un mio problema, signori. Ok, di armi stiamo messi più o meno bene. L'unica cosa che voglio fare, ragazzi, è andare qui a rotaire rischiose dove sta Lollo. Perché se io e Lollo ci mettiamo insieme, siamo due contro le persone che stanno da sole, quindi in teoria la possibilità di vincere è molto più alta. Cioè in realtà facciamo una cosa un po' illegale, Lollo. Vogliamo teamare, ok? So che non si può fare, ma nelle regole non ci stava scritto, quindi lo andremo a fare. Potrebbero esserci nemici ovunque, anche qua in realtà. Potrebbe esserci qualcuno nascosto all'interno del cassonetto, ragazzi, sarebbe folle. C'era davvero. No. Oh mio Dio, mi ha lasciato a 16 di vita, ma l'abbiamo killata. Non ci credo, raga, ma queste donzelle sono fortissime. Ok, il problema adesso è che ho 16 di vita, però ho fatto 2 kill. Va benissimo così. Oddio. Oddio. Allora, signora donzella, io stavo andando a vedere i cocomeri, ok? C'erano delle colose angurie. Volevo fare il meme di TikTok, smoke weed every day, beat up me. E invece lei mi killa da dietro. Ah, su un benzinaio, ho capito. La cosa divertente è perché Lollo è andato a rotaie rischiose, cioè proprio al centro della mappa dove ci stanno i peggio player. Oppure, o meglio dire, le player ragazze. Un'altra cosa che vi starete chiedendo è: Conti, perché ho organizzato questo server con solo le ragazze? Raga, perché le ragazze oggettivamente sono belle, hanno dei grandissimi occhi e basta. Solo per questo, raga, le ragazze sono bellissime. Quindi lo dovevo fare. Avevo voglia oggi di sfidare 100 ragazze, anche se ho la febbre in questo momento, ma non è un problema, signori. Infatti se mi sentite parlare così distrutto, sto morendo, raga, sto veramente morendo. Ma io per le ragazze faccio questo e altro. Ok, qua davanti sento spari, signori. Andiamo piano piano, eh? Con calma. Vediamo dove stanno le ragazze. Ovviamente, ragazzi, occhi ben aperti, perché non voglio assolutamente morire. Quindi facciamo il giro largo. Secondo me stanno sopra la montagna, raga. Esattamente, stanno proprio lì sopra. Io di pushare non è che ho tanta voglia. Voglio fare un po' la figura del camperone. Sapete che mi frega a me di camperare? Io voglio camperare. Che cazzo non me ne frega a me? Sti cavoli. Lollo, Non ho veramente parole. Non ho parole di quello che è appena successo. Lollo, sei morto. Allora, fammi spiegare. Lollo, posso dire una roba? Tu sei un porco. Io da oggi ti chiamerò Lolletta, perché tu ti sei fatto uccidere da ragazzo. Ok che le ragazze di oggi sono fortissime, ma Lollo, io e te ci siamo allenati prima di sto video. Ed è infatti proprio per questo che ti sto spiegando l'accaduto. Che cazzo non l'hai fatto? Tu quante kill hai? Io zero, ma perché sono andato in un posto nascosto sapendo. Esatto, pure io stavo in un posto nascosto. Mi hanno pushato due persone e ne ho killate due. Sai perché, Lollo? Sai perché sono venute da te? Perché si sono innamorate. Secondo me si sono innamorate tutte di te. Infatti, io avevo messo la skin, sai cosa? Tutto figo, con la rosellina dietro. E allora per forza, io sono Spider-Man e quindi può essere che no. Vabbè, allora facciamo una cosa. Adesso spectami. E il tuo obiettivo di questa partita è portarmi alla vittoria, Lollo. Perché non possiamo assolutamente perdere. Quindi mi devi dire tutte le tue strategie, tutte le cose che mi consigli di fare. Ovviamente non mi
imitare le strategie che hai utilizzato tu, perché tu sei morto come un pirla. No, 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 ti dico, vai alla, guarda la mappa. C'è, okay, rotaie rischiose, okay, ok? A sinistra di rotaie rischiose, ok, c'è un fiume. Ok. Non il primo, il secondo. Ok, pieno di gente. C'è un ponte. No, c'è un ponte. E vabbè, c'è un benzinaio. Vabbè, Lollo, va bene. Non ti preoccupare, adesso ci vado, adesso ci vado. Ma tu, esatto, sei sicuro che riuscirai, vai, a portarmi alla vittoria in questa partita? Certo, sì o no? È regolare, bro. Vai a quel benzinaio adesso che devo completare la mia missione, cazzarola. Comunque non so se è una fake news, ma io ho letto nella chat dove ho mandato la password che in questo server ci sta Alessia Lanza. Via. No, signor Rollo, sto scherzando. Alessia Lanza, purtroppo non mi ha risposto. Alessia Lanza, se vuoi registrare un video con me, tu puoi fare quello che vuoi. Cioè, per me tu sei tipo un D, cioè puoi fare proprio quello che te pare, sappilo. Allora, sto andando a rotaie rischiose e mo devo andare verso il fiume come mi hai detto tu. Esatto, il secondo fiume, c'è un benzinaio. Dove sta spawnando l'isola? Non ti puoi sbagliare. Ok, 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 okay, vado, vado, vado. Comunque sono abbastanza contento che non sto trovando nessuno. Cioè, sento degli spari, ma non sto trovando nessuno, quindi questa cosa va a mio vantaggio in realtà, eh. Eh sì, va a tuo vantaggio perché gli amici venivano da me. Ti spiego come sono morto. No, no, mi sa che c'è qualcuno, Lollo. Cioè, c'è il simbolo tipo, non lo so, perché io sento odore delle ragazze, quindi so che c'è vicino una ragazza. Ma tu ma una domanda, Lollo, ma secondo te, dopo che facciamo sto server piatto, oppure che non vinco, te pare che mo non c'è una ragazza che si è innamorata di me? È impossibile. Assolutamente ci sta, ma pure di me è pieno. L'abbiamo conquistato tutto. È pieno pure per te, dici? Ok, io sto andando verso il fiume. Sinistra, qua, sinistra, sinistra. Ok, sinistra. Ok, segui la strada, non ti puoi sbagliare. Non mi posso ti sbagliare. Ti racconto un po' la dinamica della mia morte. C'era un box intorno a un cassonetto dell'immondizia. Ok. Io ho detto, vabbè, non ci sarà mai nessuno dentro. E invece c'era uno dentro, oh, al cassonetto, cazzo, lì dietro. Eh sì, sento passi. Sento passi, Lollo. Oh, mamma mia, sta proprio qua, Ragazzi, gli faccio la sorpresa. Gli faccio la sorpresa appena esce. Non mi... Oh, cazzo. Ma sta crashando. Ah, è quello che lagga. Ok, l'ho incontrato, ovviamente. È la skin di Aura. Ok, gli spammo, gli spammo. Ma che fa? Ucciso, ucciso, ok. Ho ucciso una povera ragazza che poverina non aveva la connessione a internet. Ma raga, mi dispiace se sto uccidendo le ragazze in questo server. Ma Lollo, dobbiamo vincere. No, va bene così. Questo è il loot di quello che ho ucciso. E qua davanti c'è il secchione dove si era nascosto. Ma io in tutto ciò non ho ancora spiegato che cosa volevo fare. A vai, sinistra, dillo. Qui davanti c'è un fottuto carretto di cocomeri. Ma che cazzo, girati, dici? Dietro di te. Oh, ma che cazzo. Eccolo. Ma non è l'insalata. No, ma poi scusa, cioè io sono morto per guardare l'insalata. Mi è venuta una challenge che puoi fare tu in vita reale. Vai al supermercato, ti compri un'insalata così, proprio una bella grossa, e te la infili nel culo. Vabbè, così entra, quella entra sicuro, troppo a voglia, palesemente. Sono abituato a cose più grandi. No, scherzo. Vai a pushare tutti, questa è la regola. Vado. Tutte. Tutte. Lo sai che siamo abituati a dei player così, ma dobbiamo essere ben precisi. Sono solo ragazze in questo torneo. Tranne te, che in realtà non ho ancora capito. No, se... io sono una ragazza. Eh no, pure io. Però vabbè, non lo dire. E niente, Lollo, si sono innamorate quattro persone. Mi stanno aspettando adesso, guarda. Una sono io. No, quindi sei innamorato di me, Lollo? Eh sì. Ma sai pure io? Lollo, ci sta il potere di Avatar qua davanti. Attento, porca, che me abbiano sciolto prima con quel potere, eh. No, sono super forte. No, non è idea. Questo potere su me è super forte. Infatti io me ne vado. Però guarda che ho trovato io quello di pietra. È fortissimo, secondo me, eh. È fortissimo. Io invece avevo trovato quello di fuoco, ma mi ha fatto schifo. No, Lollo, posso dirti una roba? Io mi sa che campero qua dietro. Che cazzo non mi vede qua dietro? È impossibile. Raga, guardate quanta gente si sta sparando. Guardate tutti i passi, le cose. Posso dire, chi mi vede qua dietro e poi distruggi tutto. Lo so, l'ho sbagliato. Ho capito, ma mi sono messo la skin di Spider-Man che è tutta rossa. E il rosso non si confonde con nulla. Cioè, sta mappa è tutta bianca, non si capisce. Conti, non mi piace però questa cosa che io devo pushare tutti. Ho fatto super la partita e tu no. Devi pushare pure tu. Capito, Lollo, a me non mi va di andare a morire, sinceramente. Cioè, non voglio morire. Vabbè, allora facciamo una cosa. Vado a pushare, ma se per sbaglio muoio, tutta colpa tua. Comunque una kill me la so fatta, anche molto onestamente. Cioè quella comunque mi ha sparato. No, sì, non stava assolutamente laggando, no. Ed era ferma quella signorina. Assolutamente no, no. Comunque no. Signori, prendiamo una posizione ben alta. Si può dire ben alta? Non so parlare manco in italiano, ragazzi. Vabbè, una posizione alta, così se vediamo qualcuno qua sotto lo mangiamo completamente. No, al massimo gli spari, non lo mangi. Ma tua mamma mangia, Lollo. Allora ho un'idea assurda, Lollo. Siamo rimaste in 9. Dico rimaste perché anch'io sono una donzella. Sì, mi ma faccio... che stai a fa? No, fidati. Mi faccio proprio una muraglia così perfetta. Oddio, mi sta pushando qualcuno? Sento. Oddio, oppure mi sta pushando qualcuno. Build. Era la tua build che scusa, ha distrutto qualcosa. Lollo, sto talmente male in questo momento. Ho 38 quasi di febbre. Non so se hai capito, ragazzi. Vai tranquillo. Ci sono le ragazze che fanno le infermierine adesso. E arrivano. Ah, ma. No. Ragazzi, a 100.000 like chiamerò una ragazza e mi farò curare per 24 ore. Senti, basta, mi sono rotto le palle. Non voglio fare la persona scarsa. Qua davanti sotto il ponte di baracca.
C'è qua sotto? Qualcuno okay. che fa la cacca. Vado a pushare con questi mattoni che non arriva, non mi fa molto piacere. Schifo sto potere qua. Sì, sì, è orribile, orribile. Però vabbè, non è un problema, vediamo se Vedi che tutto... c'era qualcuno? Vedi? Quante ne troppo... so? Ma sei troppo bravo, Lolo, posso dire? Dici adesso che provo a pushare? Uccidere. Ormai stai qua. Ah, vabbè, ormai pusho, ragazzi. YOLO. Cioè... No. No, Conti, sei veramente scarso. Posso dire che sei veramente scarso? È impossibile. Cioè, no, allora, ascoltatemi, raga. Ti sei distratto dal culo. Sei un solito porco. Questo sei allora, distratto sì, guardando il culo. Sì, io prima di sparargli ho guardato la skin effettivamente. Ma come sì? Era una bella signorina, ragazzi. Sto giocando con la febbre. Lo so, ve lo sto ripetendo, ma sto malissimo. Quindi questa challenge non era tanto. Se questo video dovesse arrivare a 1000 like, lo faremo in un prossimo video, magari quando sto bene. E questa volta io e Lollo batteremo tutte quante le ragazze. E ragazzi, a 10.000 like faremo un torneo di soli pisei su Fortnite. Solo skin col cazzo.